Si profila all'orizzonte il ritorno della guerra tra tunnel e viadotto, quale migliore soluzione per raddoppiare viale Leonardo da Vinci nel tratto del soccorso? A ridare fuoco alle polveri è l'ex superdirigente del settore mobilità e infrastrutture del Comune di Prato, Lorenzo Frasconi, ora in pensione, che è stato uno dei principali sostenitori della soluzione del viadotto, attirandosi le critiche di buona parte del centro-sinistra. Lo scorso 15 giugno l'ingegnere ha presentato una propria osservazione, al momento l'unica, nell'ambito della procedura ministeriale di valutazione di impatto ambientale che si è aperta a fine maggio e che si concluderà entro luglio sul progetto presentato da ANAS, a cui è passata la competenza dell'arteria stradale. Nella via in questione sono stati messi a confronto tre progetti, quello del tunnel, quello del viadotto e infine il raddoppio dell'attuale rilevato. Confronto da cui esce vincitrice la prima soluzione, quella del tunnel. Ebbene, Frasconi critica pesantemente l'operato di ANAS, accusandola di aver indirizzato a priori il lavoro per rendere fattibile solo la soluzione del raddoppio in interrato. Per fare questo, secondo Frasconi, nel confronto con le altre due ipotesi, non vengono considerati o sommariamente accennati altri elementi che possono concorrere a formare un giudizio esaustivo sulla miglior soluzione possibile, tra cui, scrive Frasconi, il costo di realizzazione dell'opera, la sicurezza per la circolazione anche in caso di forte pioggia, la possibilità concreta di evitare il sottopasso in caso di forzata chiusura. L'osservazione si chiude con una sottolineatura molto forte in relazione alla sicurezza stradale e idrica dell'opera, che suona quasi come un monito per ANAS e per il Ministero. Il progetto, scrive l'ex dirigente, avrà un forte impatto sulla responsabilità del gestore ANAS e per esso sulle figure professionali apicali che gestiranno il tratto di strada, mentre non avrà nessuna responsabilità né il Comune né tantomeno gli amministratori che avranno imposto la scelta del raddoppio in sottopasso. Tradotto, occhio a sposare le idee degli altri quando la responsabilità è la tua.